Nota di servizio, ma è una nota di servizio in senso benevolo, e insomma da chi, insomma, in modo anche modesto, ha vissuto le vicissitudini sportive e calcistiche della squadra della nostra città. Vorrei ricordare, insomma, oltre a ormai insomma alle dolenti, non alle dolenti, oltre insomma ai soliti ritornelli di ringraziamenti comunque dovuti, vorrei ricordare che comunque per chi ha perso la Trebisonda o per chi diciamo dall'oggi a domani si è sentito sulla cresta dell'onda, si sente sulla cresta dell'onda e vorrebbe cavalcare l'onda, onda su onda, bella canzone di Paolo Conte, che nella vita ci vuole i soldi. Il calcio è un ospizio, è vero tutto, il calcio che è sinonimo di questo e questo, ma ci vuole i soldi. Allora, se tu rappresenti Fontanelle, se tu sei il Fontanelle, esulti per aver vinto il campionato di promozione, metti in programmazione per il prossimo campionato che ti appresti ad effettuare, che è quello di Eccellenza, di dover cercare di darti una fortificata per poter cercare di vincere fra qualche lustro il campionato di Serie D e rimanere nella storia. Questo è e questo rimane, non peccato di chi, perché è così. Nel momento in cui, con tutti, ripeto, i dovuti ringraziamenti, va bene, ma tu ti arroghi il diritto di rappresentare la città di Teramo, devi capire che lo campionato di promozione è una passeggiata, ok? È una passeggiata, ma se non lo scrivevano, ci stava che con che lo scriveva e si vinceva uguale, perché ci stava. E mo non andiamo oltre, quindi tranquillo, ci sta e vince lo campionato, perché si Teramo. L'eccellenza, noi non siamo Giulianova, l'eccellenza per Teramo deve essere una passeggiata, ma l'Aquila, non ci interessa dell'Aquila, non ci interessa di, noi siamo il Teramo. E quindi siccome tu sei il Teramo e vuoi fare il Teramo, o hai le potenzialità di fare il Teramo e di avere l'obbligo, non solo morale, di dover vincere il campionato il prossimo, perché se tu presiedi Teramo fino al campionato di Serie C, qualsiasi altro campionato, non sia la C, hai l'obbligo, il dovere morale, spirituale, quello che ti pare, lo devi vincere, perché sei Teramo, se no siamo i furbi. Se poi vogliamo mantenere la gloria personale, no? Per rappresentare un qualcosa che poi non è più rappresentabile, e cioè se rappresenti Teramo devi fino alla C essere quello che vince, soprattutto e soprattutto, punto. Non ci sono mezze parole. Senza nascondersi, no? Perché chi verrà, chi non verrà. Tanto ragazzi, viene qualcuno che il prossimo anno non è quasi quello della quale sa cominciare la promozione, cioè non è che da dove cominci? Cioè, non è che cominci in Serie C, viene il napoletano di turno e ti cancella dai professionisti. Insomma, noi siamo al primo gradino perché oltre a quello non c'è manni nessuno. E quindi, senza fare i furbi, capisco che è bello essere sulla cresta dell'onda.
Ma questa onda tanto a fine campionato poi finisci, perché se tu ti chiami Teramo e dici quest'anno ci dobbiamo assestare, beh, mo lasciamo perdere, no? Dici Teramo, andiamo, vediamo perché Teramo, solo Teramo. Alla fine del campionato, cioè, e questo rimane, questo per dire, bando a comunicati stampa, eccetera, eccetera. Se non si è stato fatto, già si è in ritardo, bisogna programmare il futuro, non solo prossimo, ma anche quello che sarà del campionato di Serie D. Cioè, già avere le idee chiare. Che vincendo il prossimo anno già sei in D. Perché se ti chiami Teramo, esempio, se sei la Marine non può ragionare dalla Chateau o dalla Sanguizzi, perché con tutto il rispetto e con tutta la reverenza, lì è sopravvivenza. Valeria Marine è un'altra cosa, anche tuttora, nonostante che se ne è calata, e quindi che trama fa? Se non si è in grado o non si hanno le possibilità, inutile di tergiversare. Perché ragazzi, se si va a cena, e poi alla fine ci sta chi paga solitamente ha la carta sua di credito e paga per tutti. E quindi vi può dire vi ho invitato a cena. Ma se chi organizza mi porta a mangiare e dopo si paga la romana, è un'altra storia. Nel primo caso sei chi rappresenta Teramo, nel secondo caso sei chi rappresenta il Fontanella. Buon pomeriggio a tutti.